Benvenuti a un altro appuntamento con Allevatori di Sardegna. Oggi andremo al centro Arieti di Agris a Buonassai e vedremo come viene scelto un ariete e soprattutto a quali controlli vengono sottoposti gli arieti per partecipare al programma di fecondazione artificiale. Andiamo! Siamo a Buonassai, in cui l'Agris svolge un lavoro importantissimo in collaborazione con l'ARS. In che cosa consiste? Noi ci occupiamo di dare supporto tecnico-scientifico all'ente selezionatore ASONAPA e all'Associazione Allevatori della Sardegna per lo sviluppo dei programmi di genetica, di miglioramento genetico della nostra pecora sarda. In particolare, negli ultimi anni, sotto l'egida dell'Assessorato all'Agricoltura, abbiamo sviluppato, in collaborazione appunto con le associazioni, un programma che chiamiamo Programma Aggiuntivo per il Miglioramento della Competitività della Pecora Sarda, che si integra al programma nazionale. In particolare, i punti qualificanti di questo programma specifico per la razza sarda in Sardegna sono l'inserimento come obiettivi di selezione della valutazione della morfologia mammaria, che è un elemento importante per conferire agli animali resistenza e sanità dell'apparato mammario, in particolare alle infezioni mastitiche. L'altro elemento molto importante è l'incremento della qualità chimica del latte. Il latte di pecora di razza sarda negli ultimi anni si è un po' impoverito in termini di contenuto in grasso e proteina, e questo sta un po' penalizzando le rese casearie. Siccome, come tutti sanno, la totalità del latte ovino prodotto in Sardegna viene trasformato in formaggio, è importante che il latte abbia un certo contenuto in grasso e proteine, che ne migliora sia il rendimento industriale, si spende di meno per trasformarlo, ma ne migliora anche la qualità. Gli altri elementi importanti di questo programma aggiuntivo sono la selezione per la resistenza alla scrippi, che nel libro genealogico viene realizzata da Agris in collaborazione con ASONAP e l'Associazione Allevatori, quindi tutti i maschi della razza sarda vengono prelevati con uno strumento che si chiama Genotube, gli viene prelevato un campione biologico che arriva al nostro laboratorio, dove viene analizzato per verificare se porta le caratteristiche di resistenza a questa patologia. Quindi noi selezioniamo solo arieti e utilizziamo solo arieti che portano la caratteristica della resistenza a questa patologia e la trasmettono ai discendenti. I campioni che utilizziamo per la screpi vengono anche utilizzati per ulteriori analisi genetiche che ci consentono di valutare gli animali più precisamente per la loro capacità di produrre più latte, di produrre latte più ricco in proteine e di avere altre caratteristiche di resistenza a patologie. Quindi stiamo introducendo l'elemento analisi del DNA come strumento della selezione. In particolare l'ultima scoperta che abbiamo fatto è trovare un locus nel DNA che conferisce resistenza a un'altra patologia abbastanza diffusa nel territorio regionale, che è la Vistamedi. Quindi stiamo procedendo anche alle analisi del DNA degli arieti per selezionare quelli che hanno questa caratteristica di resistere a questa patologia. Eh,
Dottoressa Gallus, per ottenere un eiaculato, così come abbiamo visto nelle immagini, c'è un grande lavoro dietro, una grande preparazione del maschio. Sì, il maschio richiede una preparazione accurata e anche molto lunga nel tempo. Infatti gli animali devono arrivare qui al nostro centro al compimento del sesto mese di età, perché la cosa principale è abituare l'animale alla presenza dell'uomo, abituare l'animale al fatto che effettui il suo salto con l'operatore al suo fianco. Non è una cosa così scontata, è una cosa anche abbastanza difficile da ottenere. Infatti una certa percentuale di animali, soprattutto gli animali che sono stati allevati i primi sei mesi di vita lontano dall'uomo, difficilmente si abitueranno a questa consuetudine. Animali invece che sono stati allevati più vicini all'uomo e con la sua presenza più costante si abitueranno più facilmente. Quindi noi accogliamo gli animali al sesto mese di età e poi con un programma strettissimo di addestramento cerchiamo di portarli a ottenere i risultati che avete visto, cioè l'animale arriva, entra, salta immediatamente in vagina artificiale e possiamo prelevare il seme. Arriviamo a questo con un training serratissimo, fatto di tappe molto precise, cioè le prime tappe sono con l'uomo che si introduce nel box degli animali e sta assolutamente fermo, senza fare nessun movimento, per qualche minuto, via via questi minuti aumentano durante il passare del tempo, sino ad arrivare a 10-20 minuti ogni oretta. Poi piano piano l'animale si abitua sempre di più alla presenza dell'uomo, tanto da accettare il mangime dalla mano dell'uomo. Il secondo passaggio è introdurre una femmina all'interno del box in maniera che l'animale si abitua ad avvicinarla sempre con la presenza dell'operatore. Una cosa importantissima è che gli animali sono abitudinari al massimo, per cui l'operatore deve sempre avere l'accuratezza di indossare sempre lo stesso abbigliamento, non cambiare, se per esempio usa un cappellino, usarlo sempre, o se non lo usa non introdurlo improvvisamente, e così piano piano gli animali si abitueranno. E infatti l'animale che avete visto saltare è abituato esattamente a fare quei passaggio, quei movimenti con quelle persone. Se dovesse tentare di prelevare il seme una persona che l'animale non conosce, probabilmente fallirebbe, perché l'animale non lo riconosce come l'operatore consueto. Una certa percentuale degli animali purtroppo non arriverà mai a accettare il salto nella vagina artificiale, proprio perché magari nei primi mesi della vita ha avuto un rapporto difficile con l'uomo e non accetta la sua presenza. Se all'interno di un box, gli animali sono tenuti in box da 3-4 arieti ciascuno, se all'interno di un box c'è un animale più confidente che salta, probabilmente anche gli altri tenderanno a seguire questo comportamento. Viceversa, se all'interno di un box c'è un animale che è molto diffidente, ha molto paura dell'uomo, probabilmente anche gli altri si faranno condizionare e si allontaneranno dall'uomo. Infatti si cerca sempre di mettere un animale molto confidente in ciascun box, in modo da cercare di portare a avvicinare l'uomo anche agli altri animali. Questo training dura circa 4-5 mesi, sino ad arrivare finalmente alla possibilità di entrare in sala di monta e al salto. Questa è la sala di monta dove facciamo entrare gli arietti per prelevare il seme. Questo è un armadio termostatato a 35 gradi all'interno del quale teniamo la vagina artificiale. La vagina artificiale è composta da un cono di raccolta del seme e da un corpo che tramite una doppia valvola permette l'immissione di aria per simulare il turgore della vagina della pecora e acqua calda a 38-40 gradi. A questo cono si rapporta una provetta, così, e poi tutto questo apparato viene racchiuso in una guaina per mantenere la temperatura, perché è importantissimo
che l'ariete, quando il suo pene viene deviato per essere introdotto nella vagina artificiale, trovi una temperatura che sia simile a quella della pecora. Una volta che l'animale entra con la pecora catturata nella cattura, viene deviato il pene dall'operatore e si preleva il seme, e poi una volta che l'eiaculato è all'interno della vagina artificiale, è importantissimo questo movimento delicato ma deciso per far sì che il seme che passa attraverso questo cono venga convogliato tutto nella provetta. Una volta prelevato il seme, la provetta viene passata nel laboratorio per le valutazioni. Importantissimo che non ci sia passaggio diretto tra la sala di monta e il laboratorio per evitare contaminazioni. L'operatore mi passa il seme appena prelevato e io su questo seme devo effettuare una serie di valutazioni per valutarne la capacità fecondante. Prima cosa valuto il volume in base al peso, questi sono 1,4 ml, è in genere il volume medio dell'eiaculato di ovino. Adesso il seme, in questo apparecchietto prelevo 10 microlitri di seme e lo rimetto qui in questa cuvette con 2 ml di soluzione fisiologica a 38 gradi. Nel frattempo che faccio queste valutazioni, il seme lo tappo e lo metto in un bagnomaria a 38 gradi. Adesso posso effettuare la valutazione dei parametri del seme mettendo una piccola goccia di seme in uno di questi vetrini. Ecco, vedete l'inquadratura del movimento. E faccio aspetto che l'onda termini, come ho infilato il seme nell'apposito spazietto, e aspetto qualche secondo e poi effettuo delle letture seguenti in maniera da avere la media dei movimenti. In base a queste letture posso valutare la concentrazione del seme, la presenza di spermatozoi motili e la presenza di spermatozoi progressivi. È un seme che non utilizzerei perché non ha delle caratteristiche dei progressivi sufficienti a garantire una buona fecondazione. Posso far vedere qui lo schema del movimento. In blu sono i spermatozoi progressivi, che sono quelli che hanno la capacità fecondante perché hanno un movimento che arriverà dalle vie genitali femminili, arriverà sino all'ovidotto, all'oocita. Oppure questi invece sono spermatozoi che si muovono ma non hanno un buon movimento e non garantiscono una risalita delle vie genitali femminili sino all'oocita per la fecondazione. Una volta che ho fatto queste valutazioni, il programma mi calcola la diluizione che devo fare col mestruo e io il seme lo diluisco con un mestruo apposito e lo porto in cella frigorifero a 4 gradi se devo preparare seme congelato o a 15 gradi se devo preparare seme fresco. All'interno della cella staziona per garantire l'arrivo della temperatura del seme a 4 a 15 gradi, poi si prepara in paillette e si distribuisce sul territorio. Sei un allevatore e vuoi ottenere il massimo dal tuo allevamento? Prova i nostri mangimi fibrosi. Siamo specializzati nell'alimentazione di pecore, capre e bovini e abbiamo prodotti studiati appositamente per migliorare la qualità del latte e aumentare la produzione del tuo allevamento. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita a Bassa Cutena, Muros, Tiesi, Sologolula, Arborea e scopri di più sui nostri prodotti. Il
23 giugno, sabato, alle ore 13 e in replica domenica alle ore 15, Allevatori di Sardegna sarà in agro di Berchidda per parlare del suino di razza sarda. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto, canale 13 Tele Sardegna. Dottor Salaris, abbiamo visto come si preleva il seme, come si analizza e come si conserva, ma qual è il suo utilizzo? Come lo utilizzate? Allora, ogni anno viene effettuato, no, all'interno degli allevamenti iscritti al libro genealogico, il programma di fecondazione artificiale. Gli allevatori che aderiscono al programma sincronizzano le loro pecore in date prestabilite nel periodo della riproduzione, quindi a giugno. Ogni giorno noi produciamo, come avete visto, il seme degli arietti, del centrarietti, e in base alle caratteristiche genetiche delle pecore sincronizzate e quelle degli arietti vengono realizzati degli accoppiamenti programmati. Solitamente gli accoppiamenti vengono fatti in funzione del valore genetico degli animali, quindi le migliori pecore sincronizzate quel giorno da parte degli allevatori vengono accoppiate con i migliori arietti del centro. Gli arietti del centro si dividono in due categorie. Quelli miglioratori, cioè sono gli arietti che hanno già effettuato la prova di progenie, quindi si conosce il loro valore genetico in base alla produzione, alle performance delle figlie, e quelli sono i migliori. E da questi accoppiamenti si dovrebbero ottenere gli agnelli che vengono poi portati al centro genetico per l'addestramento. E poi ci sono gli arietti in prova, cioè quegli arietti per cui le figlie non si hanno ancora la produzione delle figlie, quindi va provato il loro valore genetico, e quelli vanno sul resto degli accoppiamenti. La fecondazione artificiale è fondamentale per il miglioramento genetico negli allevamenti iscritti, non tanto per la riproduzione. È vero che dagli accoppiamenti otteniamo degli animali che poi porteremo anche al centro arietti, ma fondamentalmente per creare dei collegamenti genetici tra gli allevamenti che aderiscono al piano, e questo fa sì che tutti gli animali che vengono allevati in questi allevamenti costituiscono un'unica popolazione. Nella selezione si scelgono i riproduttori che devono dare vita alla nuova generazione. Quindi, se la scelta viene fatta con più precisione, sicuramente si crea più progresso genetico, che poi viene diffuso nella razza, fondamentalmente perché nel schema di selezione funziona in questa maniera, che gli allevamenti che aderiscono alla selezione attuano tutta una serie di strumenti della selezione, tra cui appunto la fecondazione artificiale, e attraverso l'applicazione di questi strumenti generano progresso genetico. Questo progresso genetico viene poi diffuso al resto della popolazione che non aderisce al piano di selezione, attraverso fondamentalmente il passaggio di riproduttori. Quindi tutta la razza alla fine ha il beneficio del progresso genetico realizzato attraverso questo programma di fecondazione artificiale. Dottoressa D'Attena, ci può spiegare come avviene la gestione del maschio in monta naturale in un allevamento tipo? Spesso gli allevatori trascurano degli elementi che sono in realtà fondamentali perché poi alla fine dell'anno ci sia un prodotto e una buona produzione. È uno degli aspetti che più gli allevatori trascurano. Sembra quasi assurdo doverlo dire, ma il numero degli arietti in azienda. Normalmente noi suggeriamo una media di 4 arietti ogni 100 capi, per esempio, però questi 4 arietti devono essere presi in considerazione come completamente efficienti, cioè ognuno di loro è capace di coprire in un arco di tempo limitato, diciamo un 25 pecore. E un altro elemento che spessissimo l'allevatore non prende in considerazione è l'isolamento del maschio dalle femmine dopo la stagione di monta.
Ma se proprio non vogliamo fare questo, diciamo a ridosso della fine della stagione di monta, sicuramente lo dobbiamo fare dai 2 ai 3 mesi prima che inizi la stagione di menta. Quando dovessimo decidere di isolare il maschio 2 mesi prima della stagione prevista di monta, quel maschio lo dobbiamo trattare non bene, ma benissimo. Dobbiamo aumentare il suo body score, il suo peso, il suo stato fisiologico, le sue condizioni di salute, perché quel maschio poi avrà molto da fare nei mesi successivi durante il periodo della riproduzione. L'alimentazione degli arietti insieme alla gestione e alle condizioni di salute riveste un ruolo importante per favorire una buona performance riproduttiva del gregge. L'alimentazione degli arietti si può suddividere molto schematicamente in 3 parti. La prima parte, diciamo, è quella che si realizza generalmente nel periodo invernale, dopo la stagione di monta. In quella fase bisogna soprattutto fare in modo che l'animale venga ben mantenuto, quindi che vengano coperte le esigenze di energia, di proteine, minerali e vitamine, perché mantenga il peso, l'animale mantenga il peso e la condizione. L'alimentazione sarà basata su fieno, come per esempio quello che vedete qui, e poi pascolo in genere, in questa fase. La fase successiva inizia generalmente tra febbraio e marzo ed è quella che noi chiamiamo preparazione alla monta. È molto importante in questa fase, oltre a controllare le condizioni di salute dell'animale, verificare il suo stato di nutrizione attraverso quello che noi chiamiamo nota di stato di ingrassamento, o gli inglesi chiamano body condition score. Si fa praticamente una valutazione tastando gli animali nella zona lombare e dando un punteggio. Diciamo che l'ideale è che l'animale arrivi alla monta in una situazione in cui è in forma, ma non deve essere grasso. Ora, è molto importante che tutti gli animali del nostro gregge arrivino in quelle condizioni e a marzo, diciamo, noi possiamo verificare la situazione. Se ci sono animali che stanno bene, diciamo che la dieta può continuare nel modo simile a quello che abbiamo avuto nella fase precedente, perché bisogna mantenere le condizioni. Se invece sono sotto condizione, dobbiamo dare un'integrazione ulteriore oltre al mantenimento. In questo caso, questa, diciamo, quota in più è meglio che sia, se possibile, di cereali quando si trovano e i prezzi sono accessibili, perché i cereali hanno una funzione più importante in termini di adipogenesi, ma fanno anche, in qualche modo, preparano meglio gli animali poi in termini di produzione di seme, concentrazione del seme, eccetera. Inizia poi la terza e ultima fase dell'alimentazione, che è proprio quella della monta, quindi si inizia la monta e dobbiamo tenere presente chiaramente che gli animali in questa fase generalmente consumano meno foraggi, meno erba al pascolo, per cui l'alimentazione, diciamo, migliorata dovrà essere continuata nella fase della monta. Silverio Grande, direttore ASONAP, Associazione Nazionale della Pastorizia. Cosa fate qua? Qual è il vostro ruolo? Allora, come Associazione Nazionale della Pastorizia, noi siamo un ente selezionatore riconosciuto dal Ministero e abbiamo l'incarico da parte del Ministero di gestire i programmi genetici e i libri genealogici di tutte le razze ovicaprine presenti sul territorio nazionale iscritte ai relativi libri genealogici. La nostra attività principale è quella di selezionare le razze che fanno miglioramento genetico, è un esempio la razza sarda, e attuare tutta una serie di programmi finalizzati invece alla salvaguardia e alla conservazione di tutte quelle piccole popolazioni delle razze autoctone e non che sono presenti sul territorio nazionale. La razza principale che conta la maggior diffusione, la maggior presenza nel libro genealogico è appunto la razza sarda, che conta qui in Sardegna quasi 600 allevamenti, e il patrimonio proprio della razza sarda iscritta al libro genealogico raggiunge i 170
80.000 capi tra adulti e giovane bestiame, quindi anche la rimonta. Qui come ente selezionato, come Assonapa, gestiamo in collaborazione, quindi mediante una convenzione con Agris, il centro arieti di Bonassai. Le finalità del centro sono quelle di produrre materiale seminale dei migliori arieti di razza sarda, che vengono poi dosi che vengono distribuite attraverso il programma di fecondazione artificiale, a cui possono accedere ovviamente dando tutta la priorità agli allevamenti di libro e quindi gli allevamenti in selezione. Questo programma si attua tutti gli anni, ovviamente nella stagione di rimonta, quindi da maggio, di produzione, scusate, da maggio-giugno fino anche a qualche settimana del mese di luglio. Una riflessione sul ruolo dell'Associazione Regionale Allevatori, quindi ARS, che con il proprio corpo dei controllori mensilmente entra nelle aziende per raccogliere dei dati che sono propedeutici per qualsiasi attività di selezione. Nello specifico, i dati che vengono raccolti su tutti gli animali in produzione, ma anche non in produzione, sono i dati produttivi e riproduttivi. Questi dati, insieme ai dati genealogici detenuti nel libro genealogico, costituiscono poi la base per l'elaborazione degli indici genetici. Tutti i soggetti che vengono controllati all'interno del nostro centro arieti, che non sono candidati alla fecondazione artificiale, vengono annualmente poi messi a disposizione, quindi venduti agli allevamenti di libro e non, attraverso un'asta che si svolge annualmente nel periodo di aprile-maggio. La puntata di quest'oggi termina qui. Ringraziamo Agris e l'ARS, l'Associazione Allevatori della Regione Sardegna, e vi ringrazio anche voi per averci seguito e vi do appuntamento ad un'altra puntata. Arrivederci.